Buongiorno a tutti. Se dobbiamo pensare a un'opera di transizione tra il gotico internazionale e il Rinascimento, dobbiamo pensare senza ombra di dubbio, al monumento funebre per Ilaria del Carretto, opera commissionata dal suo marito Paolo Guinigi, signore di Lucca, nei primi anni del 400, allo scultore Jacopo della Quercia. La donna, ricordando un po' lo schema anche dei monumenti funebri della Borgogna, è adagiata sul catafalco, completamente vestita, con un'espressione di estrema serenità e con le mani incrociate proprio davanti al suo corpo. Ai piedi ha un cagnolino, simbolo della fedeltà coniugale, che rimane lì fermo immobile senza accennare nessun tipo di movimento. Bella anche la ripresa classica nel sarcofago dove vi sono rappresentati dei putti reggifestone. Vi ringrazio e buona giornata.